Buon pomeriggio e ben ritrovati a Caserta Sera Stadio, lo spazio dedicato al dopopartita. In questa settima giornata di campionato, qui, dallo Stadio Ferrante di Piedimonte Matese, abbiamo assistito all'incontro Treppini-Isernia, terminato con un 2-1 per l'Isernia. Ma prima di scendere nei particolari della partita, diamo lo spazio alla sigla per poi ritrovarci subito dopo. Bentornati in nostra compagnia. È arrivato il momento di sentire i commenti della partita direttamente dai protagonisti e lo faremo attraverso la nostra inviata Valentina Monte che ascolta per noi il mister del Treppini, mister Geloso. Sono con mister Geloso. Mister, un primo tempo in cui la squadra è riuscita a tenere testa all'Isernia, poi cosa è successo? Sapevamo di incontrare una buona squadra. Domenica scorsa, sabato, abbiamo fatto una buona partita con il Vasto Gerard, credevamo nelle nostre possibilità, abbiamo creduto fino alla fine, sono stato qualche episodio che purtroppo è andata come è andata, però io non mi lamento, anzi sinceramente non ho visto tanta differenza tra la mia squadra e gli avversari, sono contento, però dispiace per i risultati, guardiamo la prossima partita. Infatti tante sono state le occasioni sfumate per il Treppini, un palo, una traversa. Ma fa parte del gioco, purtroppo quando la palla non entra è sempre più difficile. Noi fino alla fine l'abbiamo cercato, però quel calcio è pure questo. Settimana prossima trasferta col Campobasso? Sì, a Campobasso, noi ci prepariamo subito per cercare di riprendere subito la sconfitta, di guardare avanti e fare il nostro campionato. Diamo ora spazio al mister dell'Isernia, mister Di Rienzo. A te la linea, Valentina. Sono con mister Di Rienzo dell'Isernia. Mister, oggi cosa ha avuto l'Isernia o si è trattato di una semplice fortuna? No, per me la fortuna nel calcio aiuta gli audaci. Oggi l'Isernia ha avuto più carattere, nel secondo tempo è uscita alla grande, ha saputo soffrire nel primo tempo, su un campo difficilissimo dove ad oggi il Treppini ancora non conosceva la sconfitta. Ci teniamo stretti questi tre punti perché sappiamo che sono molto molto importanti. A proposito dell'infortunio di Matteo, come sta? Aspettiamo le prossime 24 ore per eseguire esami più dettagliati e ne sapremo qualcosina in più. Settimana prossima in casa avrete il Frentania? Sì, ora c'è prima la partita di Coppa mercoledì col Vulcania, dove siamo chiamati in causa a fare una rimonta importante e poi la Frentania è un avversario ostico. Ora ci godiamo stasera questa vittoria e da domani testa al Vulcania. Bene, la nostra trasmissione termina qui. Ringraziamo tutti i nostri collaboratori, ma soprattutto ringraziamo tutti voi per averci seguito. Vi aspettiamo alla prossima. Sigla!